per l'adrenalina, le emozioni di questa sfida. Un saluto. Roma Crotone. Benvenuti e bentornati sul tubo di French 11 con la carriera da giocatore, carriera secondaria di questo canale, ma carriera che ho visto, insomma, l'ultimo episodio vi è particolarmente piaciuto, quindi continuiamo alla grande anche questa serie. Mi raccomando, un bel mi piace a fine video se questo video appunto vi è piaciuto, e soprattutto iscrivetevi al canale e seguitelo, perché nel mese di dicembre i video che vi proporrò saranno davvero tanti, e poi col 2015 cominceremo un qualcosa di nuovo, ma non vi anticipo nulla, vedrete poi un video anche su queste cose. Roma Crotone, azione French di sfondamento qua, si accentra, arriva il tiro, parato, peccato, poteva essere una bella occasione. Quinto minuto, prende French, vede il compagno dentro l'area da solo. Il tiro! Forse la respinta, vediamo se è calcio d'angolo. Florenzi qua. Calcio d'angolo dunque. Palla dentro per Franci di testa! Prova la botta, ancora il portiere. Baizza ci arriva. Grandissimo! Attenzione qui Franci, recupera un pallone. Va sul fondo. Vediamo se riesce a crossarla in mezzo. La cross è in mezzo all'area, Nainggolan di testa, spizzica ma non segna. Corner però, è stato deviato il pallone. Fuori di poco. Mano las. Niente da fare. Attenzione a French. Vede dentro il compagno il tiro, la respinta ancora. E poi la palla ancora il portiere, incredibile. Alla chiusura del primo tempo, palla che non entra, finisce qui il primo tempo, 0-0. Bello il pallone recuperato da French. Attenzione perché French ora cavalca da solo, poi si ferma, aspetta il compagno, lo serve. Bella questa palla. Prova il tiro, respinta ancora dal portiere, incredibile. Niente da fare, attenzione French, ora col pallone. Prova a entrare in area, fermato all'ultimo, poi recupera. Serve ancora il compagno, chiede palla dentro, eccolo servito French, attenzione si ferma il pallone, prova la botta, il tiro, alto, 66esimo, 0-0, bello ancora il pallone di French, poi servito dal compagno che crede in lui, qui è De Rossi che accompagna l'azione, però French è da solo, prende palla, poi serve, bello qui, il tiro, la respinta, niente da fare, dalla, bravo, il tiro di French, e c'è il gol di French 11, 77esimo, Roma 1, Crotone 0, grandissimo, French contro la sua ex squadra, finalmente si sblocca. Guardate qui di esterno, mette dentro. 1-0. Non è stato ammonito Iturbe per il fallo. Esce dunque French, prima partita che si conclude con il gol contro il Crotone. E dopo la partita contro il Crotone ed il gol di French contro la sua ex squadra, siamo oggi al Camp Nou per l'esordio di French con la Roma in Champions League. Oggi non ci poteva ospitare squadra più prestigiosa che il Barcellona. Guardate però che girone, Zenit, Barcellona, Anderlecht e Roma. Un girone che sarà davvero durissimo. La Roma quindi deve dare il meglio di sé assolutamente. E qui oggi con il Barcellona sarà davvero davvero dura. French in campo dal primo minuto, affiancato da Gervinho e Iturbe. Qui c'è De Rossi, capitano De Rossi. Totti non si vede più, quindi mi sa che probabilmente o si è ritirato l'anno scorso dalla Roma o non gioca più. Non ho guardato nella rosa sinceramente. Formazione del Barcellona. Maglia classica. Come classica questa partita, almeno speriamo che diventi una super classica questa. Vediamo se ci vediamo.
Vediamo se ci vediamo a spettacolo. French 11, eccolo lì col numero 11, ovviamente, a centro, al centro dell'attacco, appunto come vi dicevo, affiancato da Gervinho e Iturbe. Si comincia. Primo pallone dell'incontro che è per la Roma. Attenzione a French. Da lontano la botta! Fuori è il primo minuto, mamma mia! Subito French pericolosissimo. Riparte la Roma dal centrocampo. De Rossi, French chiede il pallone. Eccolo qui. Palla ricevuta per French. Si libera. Attenzione, prova il tiro a girare fuori. Fuori di poco. Bella l'occasione, un po' meno la conclusione. Bello qui il Barcellona, attenzione, si propone in avanti sulla fascia, poi prova ad accentrarsi, interviene poi la difesa, giallorossa per fortuna. French chiede palla lunga, bellissimo qui l'aggancio, poi però c'è la difesa del Barcellona subito pronta, non si fa sorprendere. Partita questa che sarà tutta da soffrire. Assolutamente da soffrire, attenzione, infatti di nuovo il Barcellona dentro l'area, attenzione, fa fuori tutti e c'è il gol, e c'è il gol, Suarez, Barcellona-Roma 1-0, qui difesa in errore assoluto, portiere che non si è mosso, ai ai ai, la vedo davvero dura, ma sapevamo che non sarebbe stato facile, dentro. Strootman ancora dentro per Gervinho. Gervinho prova la botta. Calcio d'angolo. Dani Alves mette in calcio d'angolo. E qui è successo qualcosa di incredibile. Errorissimo. Di nuovo calcio d'angolo. French di testa. Parata. Inizia la ripresa. Con il Barcellona in avanti 1-0. Attenzione qui sulla fascia. La Roma è scoperta, brutto fallo qua, attenzione, Iturbe, e qui cartellino giallo per Iturbe, brutto il fallo, troppo deciso Iturbe, un po' nervoso, rivediamo qui il fallo, assolutamente sul giocatore, non sulla platea, poi il risultato in realtà parla da solo, un 1-0 un po' tirato del Barcellona, ma che comunque vale i 3 punti in questo esordio in Champions League. Fermato qui De Rossi. Attenzione al Barcellona che prova a entrare in area di nuovo. Neymar fermato all'ultimo, ma c'è un fallo. Esce French. Barcellona 1, Roma 0 in questo secondo episodio. Io invece dunque con questo vi saluto. Anzi, facciamo che simuliamo il resto della partita, vediamo quanto è finita effettivamente. Con questo dicevo invece noi ci salutiamo sostanzialmente, ci diamo appuntamento al prossimo video, mi raccomando pollice in su se questo video vi è piaciuto per continuare alla grande questa serie di nuovo. Vediamo anche le prossime partite, sconfitta per 1-0, prossime partite quindi nell'episodio numero 6 vedrete le partite contro Napoli e Lazio, altre due bellissime partite, ecco nell'episodio numero 7 Milan e Zenit, quindi 4 partite da non perdere assolutamente. Signori, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, ciao e grazie.